Sondaggio politico sulle intenzioni di voto per il programma Carta Bianca di Rai 3. L'istituto che ha fatto il sondaggio è ICSE. Qui vediamo dei dati completamente diversi dal sondaggio pubblicato ieri da SVG. La Lega è attestata al 30%, in recupero era data il 1° di ottobre al 29,7%. Il secondo partito sarebbe il PD, Partito Democratico, dato al 21,9%, mentre risulta anche il PD in salita perché era al 21,6% e dato al 21,9% più 0,3%. Al terzo posto in discesa rispetto al 1° ottobre c'è il Movimento 5 Stelle con il 20,2%. Fratelli d'Italia stabile all'8,6%, Forza Italia in ripresa al 7,2% contro il 6,9% precedente, mentre Italia Viva, che la scorsa settimana lo davano al 3,9%, scende al 3,5%. Ma comparandolo col sondaggio proprio di ieri di SVG, dava Italia Viva in forte salita al 5,6% e qui lo danno al 3,5%. Mentre per la fiducia ai leader politici, Giuseppe Conte dal 49 passa al 44, mentre in Matteo Salvini stabile al 34, calano invece Di Maio e Zingaretti al 25%. Il sondaggio poi conclude con la domanda sul taglio dei parlamentari, che l'88% degli intervistati è a favore. Tenete presente che sono sempre sondaggi, sono assolutamente da prendere con le pinze. Avete visto che differenza tra un sondaggio e l'altro, ad esempio su Italia Viva, loro lo danno al 3,5, SVG lo dà in forte risalita al 5,6. Questo sondaggio dà la Lega al 30, SVG lo dà al 33%. Qui danno il partito di Di Maio al 20,2, mentre SVG lo dava in discesa al 18,5, qui lo danno in salita. Il PD qui lo danno in salita e con SVG lo davano in discesa. SVG dava Forza Italia al 5, qui viene data al 7,2, una differenza di quasi il 50%. Quindi attenzione, prendete così i sondaggi per come vengono. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.